ancora il Marineo in possesso del pallone sulla sinistra con un cross in mezzo a infastidire Pizzolato, ma c'è l'Amraoui, la recupera, poi mette in mezzo Guaiana, non riesce a stopparla, arriva Abate, va alla battuta l'Amraoui in mezzo a cercare la torre di Punzi che non arriva per questione di centimetri, preferisce andare direttamente in area di rigore per Guaiana che allarga di testa per Bage. Bage prova a controllare, entra in area di rigore, arriva anche una deviazione forse con un braccio da parte di Bognani. Palla in mezzo, Bage, la sponda di Bage, poi arriva il colpo di testa di Bulades. Per Ciancimino che sbaglia l'appoggio, Abate recupera il pallone per il Mazzara, e l'Amraoui salta anche Bognani, poi suggerisce in avanti per Guaiana che controlla col petto. Non è preciso però il controllo di Guaiana che poteva andare alla conclusione. Zerillo intanto batte il calcio, il fallo laterale. Palla poi messa in mezzo per Abate che colpisce di testa. Marino in questa partita. Guaiana intanto recupera un buon pallone all'altezza della linea laterale. Prova a mettere in mezzo per Pulizzi. La palla è però troppo lunga per il numero 11. Bella apertura di Bage con il petto per l'Amraoui che fa secco Bognani con una bella giocata. L'Amraoui punta l'area di rigore, entra in area e l'Amraoui mette in mezzo, guadagna un buon calcio d'angolo. Mette in mezzo il numero 10 del Mazzara, c'è Guaiana che salta, se sai che va vuoto, e Punzi che non riesce a correggere in rete il pallone, poi ci prova Bulades da fuori. Quindi questo calcio da fermo. Palla messa in mezzo, arriva l'intervento di Sanyong, poi prova a correggere Procida in rete, il Mazzara si salva in qualche modo, ci prova poi Maggio e la palla finisce altissima avanti. Punzi anticipa Sanyong, la palla viene però recuperata da Piscopo. Ancora Zara per Di Maggio che prova il destro da una parte e dall'altra. C'è qualcosa da correggere nella formazione del Marineo, il numero 14 è infatti Giacomo D'Agostino e non Piscopo. Adesso rileggeremo con calma le formazioni, mentre il Mazzara arriva alla conclusione con Bage che prova ad allargare sulla destra per D'Agostino. Palla ancora in mezzo per Rama, anticipato da Bulades. Costantino per l'Amraoui che mette giù il pallone. L'Amraoui premia l'inserimento di Bulades che mette in mezzo per Guaiana. Parte proprio Sanyong che conclude verso la porta, poi arriva anche la deviazione di Procida. Prova a proporsi in avanti il Mazzara, cross dalla sinistra di Zerillo, troppo su Sesai. Il diretto avversario e prova ad arrivare sul fondo, palla messa in mezzo per Guaiana che non ci arriva, poi Mendy calcia incredibilmente al lato il norvegese. Costantino allarga per Zerillo che può entrare in area e mettere in mezzo, sciupa tutto però. Parte il capitano del Mazzara, mette la palla in mezzo, la sfera, prova a allontanare la difesa del Marineo, la girata di Mendy e il super intervento in questa occasione di Sesai. Mazzara che si fa trovare impreparato, in questa occasione D'Agostino vede Pizzolato fuori dai pali, D'Agostino entra in area, prova a concludere verso la porta, l'intervento di Pizzolato e Punzi poi. L'errore in fase di impostazione. Marineo prova a ripartire, palla sulla sinistra per D'Agostino che prova la conclusione. Poi per D'Agostino, palla messa in mezzo da Bordoni, palla al limite dell'area, c'è Rama che prova il sinistro. Troppo debole, troppo lontano dal palo. Recupera il pallone, poi allarga per Bordoni, arriva il triplice fischio finale quando siamo al 95esimo. Titoli di coda anche su Mazzara Marineo, terminata 0-0.